Buongiorno a tutti amici e amiche del Titolo TV, benvenuti in questo nuovo approfondimento cinematografico ad inizio settimanale. Come di consuetudine, vedete, abbiamo già Francesco Maggiore pronto a darci e a farci la recensione su una nuova pellicola del tutto italiana, se non erro. Ciao Francesco e benvenuto in puntata. Ciao Donato e un saluto ai nostri videoascoltatori. Senti, oggi parliamo di due cose che sono nel cuore degli italiani, il calcio e il cinema, no? Calcio solamente sullo sfondo, però, perché Sì, il beh, cinema certo. è al centro della nostra trasmissione e non a caso stiamo parlando di un revival o forse di un avant-garde, possiamo dire, che è. Non a caso l'ultimo film di Paolo Virzì, di cui parleremo a breve, è Notti Magiche, quindi racconta una storia anche di sogni e speranze, ma anche di disillusioni e nostalgia da parte di tre giovani sceneggiatori. Tra l'altro Virzì ha usato tre giovani attori tutti esordienti che si muovono sullo sfondo anche dei mondiali di calcio del 1990, ambientati nel nostro paese. Tra l'altro la pellicola prende avvio proprio il 3 luglio del 1990, quella famosa partita in cui l'Italia venne eliminata ai rigori dall'Argentina, e non a caso c'è anche tutta una vicenda che è stata costruita attorno a questo episodio. Come si vede anche dal trailer, tutto prende avvio anche da questo incidente che avviene proprio di questa macchina che cade da un ponte, cade sul Tevere. Persone tutte intenzionate comunque a guardare la partita, quindi infatti non si accorgono neanche di quello che sta accadendo. In realtà è un incidente che non è proprio un incidente, ma è un qualcosa che è stato provocato, quindi un omicidio, poi scopriremo. Quindi da quello che si evince, appunto, i principali sospettati sono questi tre giovani sceneggiatori che si muovono in questo mondo della Roma del 1990, in cui il cinema viene visto anche un po' come mitizzato. Oggi, sai, siamo, secondo me, ho anche riflettuto su questo, che siamo anche in un'epoca in cui il cinema sta lottando fortemente contro l'avvento, appunto, della serialità televisiva, i vari Netflix, Amazon. Quindi è anche un sogno nostalgico, che va anche di contrappeso col fatto anche dell'Italia calcistica, quella che appunto rimane sullo sfondo qui. Appunto, come ho detto prima, è una marcord che fa riferimento appunto al mondo del cinema. Questi tre giovani sceneggiatori, tra l'altro, sono finalisti al famoso premio Solinas, che è il premio che appunto cui viene premiata comunque la miglior sceneggiatura, che poi sarà trasformato in un film con l'attenzione da parte dei produttori. Qui per questa casualità, appunto, Posso, vengono. ti interrompo un attimo, posso dire che su quello che hai detto tu, no? La serialità, cioè con tutti i vari film, ormai che il cinema propone, i vari, insomma, alla fine, vediamo la Marvel e altre situazioni analoghe, emerge sempre che una buona trama lascia sempre il segno. Beh, sì, in alcuni casi, tra l'altro, tu hai detto anche un'altra cosa, hai citato la Marvel, poi vedremo dopo, anche è venuto a mancare Stan Lee, quindi lo ricordo anche alla sua famosa e dirompente personalità. La serialità, sì, adesso siamo in un mondo anche in perenne trasformazione, il mondo cinematografico sto parlando, quindi tra l'altro qualche giorno fa c'è stato il nostro ministro della cultura che aveva detto comunque che sarebbe stato approvato un decreto che andava a favorire comunque le sale cinematografiche, quindi che obbligatoriamente una pellicola doveva prima arrivare in sala e poi distribuita nel circuito magari della serialità televisiva. Quindi in questo senso magari è anche un qualcosa che può aiutare. E la rappresentazione, per quanto tornando a Notti Magiche, la rappresentazione appunto di un mondo che adesso non c'è più,
Non a caso anche sullo sfondo di questa pellicola c'è anche il set di Federico Fellini, La voce della luna, film con Roberto Benigni, che tra l'altro sarebbe stato l'ultimo lavoro di Fellini. Quindi rimane tutto sullo sfondo. Questa pellicola comunque varia tra commedia, dramma e anche thriller, perché i tre giovani sono sospettati appunto dell'omicidio di questo produttore, un po' un produttore che va a ricordare la figura di Cecchi Cori, che è interpretato però da Giancarlo Giannini. Quindi poi ci sono vari personaggi, anche Roberto Lisca interpreta uno sceneggiatore, un altro attore che interpreta anche un po' Michelangelo Antonioni, no? Però tutti cambiati con un nome diverso, quindi tutte le loro Beh, i vengono riferimenti ci stanno nel mondo presentati. del sì, ma nel mondo del cinema i riferimenti se ne sprecano parecchi, no? Sì, vabbè, ma a parte questo comunque è come se venisse rappresentata anche la Roma sul set, tutto quello che avviene dietro le quinte, però stavolta attraverso gli occhi degli sceneggiatori. Non a caso c'è lo stesso Virzì, secondo me comunque è un film fortemente autobiografico, perché in quel periodo storico lui aveva finito di frequentare il centro sperimentale, quindi scusa, tanto qualche colpo di Vabbè, tosse. ormai è di stagione, sì, io ho starnutito nell'altra puntata in diretta con Fabio, siamo nel Sì, periodo quindi buona novembre, la prima. quindi No, sì, va bene. e dicevo che comunque è fortemente autobiografico perché all'epoca Virzì stava finendo il centro sperimentale, lui aveva studiato sceneggiatura, quindi insieme anche a Francesca Archibugi, che è l'altra co-sceneggiatrice della pellicola, quindi mi fa pensare anche che ci sia qualcosa di autobiografico, soprattutto affacciarsi verso il mondo del lavoro, no? All'epoca che era ben diverso da quello che è oggi, cioè è diventato un po' più complicato oggi. All'epoca, magari, secondo me, se una storia funzionava, aveva più facilità di arrivare sul grande schermo. Oggi rientrano in gioco sempre coproduzioni, dinamiche di marketing, tutta una serie di fattori che rendono tutto più complicato. Poi, soprattutto, anche qui è evidente anche il fattore conoscenza, ma non conoscenza come competenza, conoscenza in senso letterale. Se tu conosci qualcuno, vai avanti. In altri casi. Così ti attacchi, ecco, quindi No, è un po' questo il beh, senso, sì, se dobbiamo dire vabbè. Italiano. da questo punto di vista, però Effetto comunque italiano. tipicamente italiano, tra l'altro si evidenzia anche, no, nelle immagini bellissime, comunque perfettamente fotografate, quindi emerge anche un po' un discorso fotografico che va secondo me a metà strada tra la grande bellezza e anche il capitale umano, l'altro lavoro ferocemente. Velocemente interessante, devo dire la verità, anche per come rappresentava il contesto della Brianza, Paolo Virzì. Quindi Sì, questo film tra l'altro ti lascerei trailer, respirare sì, un e attimo, poi sì. sì, esplichiamone altri dettagli, sì. Mandiamo il trailer così almeno respiri un attimo, che parti, che sembri una E poi arrivano i Ferrari. colpi di tosse, sì, Sì, puntualmente, sì. appunto, ti faccio prendere un po' d'aria. Dai, mandiamo il trailer che vediamo di che cosa stiamo parlando. È in gioco, pensate, una finale del campionato del mondo. Com'è questo mondo del cinema? Il colpo di testa, Bianchi, tiro! Arnaldi Schillaci! Ha scritto un copione che è una favola, una bomba. Entri nella storia del cinema! Volete fare gli sceneggiatori, ma non sapete fare gli spettatori. È bellissimo fare gli spettatori, eh? Appassionarsi alle persone. Sono degli assassini, l'hanno ammazzato loro. Sono immagini che non avremmo mai voluto commentare. Mi lasciate sola, per favore. Io devo lavorare, devo fare l'amore, ho il diritto di essere felice. Te non sei solo. Forse c'era un destino, un disegno. Tutto ci portava qui.
Allora, negli anni 90, personalmente mi hai fatto venire un po' di la lacrimuccia all'occhio, perché negli anni 90 ancora io vivevo a Lecce, conosco bene, lavorando in serigrafia, in uno studio grafico e pubblicitario, ricordo a memoria le migliaia di magliette, gadget e quant'altro con questa icona di Italia 90, se ricordiamo tutti, era una serie di parallelepipedi, no? Tricolori con una testa a forma di pallone da calcio. E ricordo anche quella partita, e diciamo ogni tanto viene su la Marcord, come hai detto te, la Marcord, ma anche un pizzico di tristezza. Ricordo che in quel campionato arrivammo terzi. Arrivammo terzi, quindi con lo scontro tra il terzo e il quarto posto con l'Inghilterra. Poi l'Argentina disputò la finale con la Germania, se non erro. Ma però comunque fa parte di uno spaccato italiano che ancora evidenziava molto i giovani e i sogni che incarnavano quei giovani stessi che oggi hanno la mia età e non dico che li hanno persi per strada, ma comunque in gran parte li hanno realizzati e qualcuno ancora continua a cercarli di realizzare. Questa appunto la pellicola che racconta, cioè io credo che Virzì si sia basato appunto su questo episodio dei mondiali per raccontare anche uno spaccato che segna anche i sogni, ma anche le speranze di soprattutto anche, come si dice, battere la testa sul muro da parte di questi tre giovani sceneggiatori che si affacciavano per la prima volta in questo bellissimo mondo, ma allo stesso tempo pieno di ombre, appunto quello del cinema. Lo racconta benissimo, cioè, lo racconta in una maniera abbastanza particolare, quindi sono tutti sogni, ricordi, nostalgie. Ecco, questo è quello che mi viene da pensare. E poi, fino alla pellicola, coproduzione, cioè Rai Cinema, Lotus Production e Leone Film Group, che comunque sono state molto attente al cinema di Verdi negli ultimi anni, penso anche con il lavoro per esempio, con la Pazza Gioia, l'ultimo sempre Rai Cinema, anche ha prodotto anche Elle e John, dell'Issue Seeker, quello dei due, ne avevamo parlato, quello dei due anziani che prendono il camper e viaggiano attraverso l'America, lei malata di cancro e lui con l'Alzheimer, quindi una coppia abbastanza originale. E in questo Come caso lui è tornato sugli schermi cambiando registro e quindi comunque registro non solo comunque narrativo, ma anche dal punto di vista del contesto storico-politico, quindi è un ritorno al passato. Molto spesso noi parliamo degli anni 90, no? Come un'epoca nostalgica, no? C'è chi parlava degli anni 80, dice noi, almeno la mia generazione, appunto, gli anni 90, Beh, con tutto quello che raccontava. gli anni 80 per la musica, no? Insomma, gli anni 80 quasi fine metà 90 per la musica, gli anni 90 hanno segnato un corso nell'Italia. Io mi ricordo le possibilità, c'erano molte più possibilità. Sembra quasi di parlare con luoghi comuni quando si dice la frase ormai storica, si stava meglio quando si stava peggio. In quegli anni lì Esattamente, sì. avevamo più sogni. E c'è anche da dire una cosa: in quegli anni lì si lottava per raggiungerli i sogni. Paradossalmente, oggi siamo in un'epoca dove anche solo l'acquisto di un motorino, faccio l'esempio banalissimo, in quegli anni lì ci si metteva i soldi da parte per poterselo acquistare, cioè c'era un percorso prima di raggiungere un obiettivo. Oggi cos'è successo? C'è anche in qualche modo questo, però oggi è tutto usa e getta, tutto è subito nel senso non ho i fondi per comprarmi un motorino, però guarda caso c'è la finanziaria che mi permette di averlo, ma in quel caso non ho raggiunto uno scopo, step by step, mi hanno solo prestato i soldi per poi trovarmi indebitato alla fine perché leasing di qua, prestiti di qua, insomma alla fine dei conti poi non è che ne salti poi. Cioè diciamo, sono cambiati gli aspetti di vita sociale. Sì, se prima magari qualcuno, come dici tu, si metteva da parte i soldi per acquistare qualcosa che fosse una macchina, un motorino, anche la prima casa, adesso c'è stato proprio un prosperare della mercificazione finanziarie,
comunque banche, quindi c'è tutto un discorso particolare, nel senso che comunque non ti senti pienamente libero nel fare un acquisto, comunque sai che devi dipendere da queste situazioni per poter andare avanti. E fai, no, ma non c'è neanche la valorizzazione. Di là, diventi schiavo poi alla fine. No, ma non c'è neanche, guarda, non c'è neanche la valorizzazione dell'obiettivo finale, per il fatto stesso di accumularci dei soldi da parte per comprarsi un motorino, una bicicletta, quello che è, qualsiasi cosa, no? C'era un percorso, tu eri lì come quando da ragazzino raccoglievi e accumulavi i soldi nel tuo salvadanaio per poi aprirlo durante il compleanno, durante le feste, quando era pieno. Cioè c'era una forma di, come devo spiegare, una forma di accumulo ma di conquista moneta dopo moneta. Oggi no, oggi purtroppo siamo arrivati a un certo punto che tutti possono avere tutto, ma con la differenza che ci ritroviamo tutti più indebitati, perché oggi non puoi andare in vacanza, non c'è problema, la stessa agenzia turistica ti permette di fare le rate per andare in vacanza, finita la vacanza ti rimangono le rate, cioè non era, è cambiato questo, proprio il discorso, è cambiato. Non c'è proprio il discorso gratificazione, cioè nel film comunque i tre giovani devono comunque lavorare duro per far affermare una loro idea, cioè la sceneggiatura comunque è proprio l'impalcatura, cioè l'architettura del racconto cinematografico, quindi in questo caso si lavora sopra per poterla, affinché un produttore possa leggere questo lavoro e dire caspita, c'è qualcosa che mi convince, però, no? Certo. Come dicono certo. A Roma, c'è il friccico, no? Mi fa venire il friccico questa cosa perché mi sta prendendo. Oggi non funziona così, forse a parte la disillusione, magari c'è anche un discorso di anche come dico, la conoscenza si è andata più ad accentuare, cioè tu vai avanti e se entri in un contesto, se hai conosciuto l'amico del produttore X, poi quello ti ha presentato a quell'altra persona, oggi conta più chi sa fare il marketing di se stesso, il self marketing, che è quello che sta rappresentando, cioè la vetrina, è più importante la vetrina che il contenuto all'interno della vetrina, quindi c'è questa forsennata corsa, anche lo vedo anche nella serialità televisiva, cioè Netflix propone tutte le serie che vuole, Amazon, però io dico sempre che di fronte a un film la bellezza e l'unicità di una pellicola non esiste baratto, secondo me. No, ma è anche la location, per l'amor di Dio, il cinema non può essere mai soppiantato dall'home theater a casa. Cioè puoi avere tutta la qualità che vuoi, tutto il surround, l'effetto surround, puoi avere tutto quello che vuoi, ma la bellezza che si ha andando in un cinema nel momento in cui si spengono le luci non lo potrai mai trovare. C'è anche da dire che c'è bisogno anche di mobilità, perché insomma alla fine dei conti se uno va al cinema alza anche un po' ogni tanto il posteriore dalla propria sedia e esce fuori e per mettersi su un'altra sedia, poi però vabbè, almeno però vabbè c'è il moto, diciamo, almeno c'è il moto. Poi comunque con i multisala, con l'avvento dei multisala, oggi non possiamo dire, c'è anche una volta, se ti ricordi, si andava al cinema e c'era quel film, quindi piacenti non piacenti. C'è chi andava così per accontentare la compagna o l'amici, insomma alla fine dei conti oggi il multisala ti permette di vedere veramente tutto quello che vuoi, c'è 7-8 film contemporaneamente in una struttura, c'è chi va nella sala A, chi va nella sala B, insomma oggi le prospettive sono diverse. In alcuni casi io quello che posso dire è lo streaming, cioè lo streaming magari ti aiuta a recuperare delle pellicole che non per voi per forza di cose non sei riuscito a vedere, ma questo ma non dopo. È che deve diventare imperativo solo per quello, per vedere i film solo sul PC, cioè la magia del cinema credo che sia la grande bellezza, la pellicola è un cinefilo vero. Ricordami bene, perché hai più memoria tu di me, ma credo che sia stato il film La grande bellezza quello che è stato fatto vedere prima in televisione e dopo nelle sale. No, è stato... Cos'era?
Allora è arrivato nelle sale, ma è arrivato subito dopo in televisione con la vittoria dei premi Oscar. Ok. Quindi è diverso. Sì, ma subito dopo un mese. È uscito a maggio 2013 il film. Nel marzo 2014 già era in televisione, perché aveva appena vinto l'Oscar, quindi. Ok. Perché mi ricordo che c'era uno che ne parlavamo, adesso mo non mi ricordo il titolo e qual era il film, ma ne parlavamo con te proprio in altre precedenti puntate, che erano stati talmente esili nel mandarlo subito in televisione, che non avevano dato il tempo da poterlo distribuire in tutte le sale italiane. Questo mi ricordavo, però non no, mi ricordo. Beh, forse era anche la, stai parlando forse l'amica geniale, no, di Elena Ferrante, che tra l'altro ha debuttato un paio di giorni alle sale e adesso sarà, è una fiction, fiction tra l'altro diretta da Saverio Costanzo, figlio del più famoso Maurizio, che devo dire anche è un ottimo regista, quindi comunque questa fiction arriverà a breve, fa qualche giorno su Rai 1, quindi però voglio dire, ci può succedere anche il caso di Fabrizio De André, no? Che era interpretato da Luca Marinelli, è arrivato un paio di giorni nelle sale e poi è stato trasmesso subito in televisione, quindi può succedere, no? Bisogna capire le meccaniche, che comunque... No, le dinamiche, devi stare anche dietro, soprattutto a tutta una serie di cose, soprattutto devi essere costantemente aggiornato per capire. E soprattutto che meccanismi scattano in quel momento per cui si interrompe subito la distribuzione nelle sale e si manda direttamente in TV. Comunque, al di fuori di questo, hai altre news, perché mi fanno gesti che siamo in conclusione, altre news dal mondo cinematografico? Allora, vabbè, a parte comunque l'uscita nelle sale anche di altri film, c'è la 22 miglia Red Zone, 22 miglia di fuoco, e tra l'altro forse anche il sequel di Animali Fantastici, quindi sì. anche quello nelle sale. Per il resto comunque affidiamoci comunque alla magia di novembre, di notti magiche, quindi invito gli spettatori a vederlo, anche per farci un'idea di ciò che è stato il cinema del passato, anche l'Isgottoli, un'epoca che non recuperiamo. Se quella è stata un'epoca di sogni e speranze, qua abbiamo un'epoca un po' di dove un po' l'incompetenza fa la padrona, no? Dove l'incompetenza a dettare legge, soprattutto a livello istituzionale, io noto sempre di più che è l'incompetenza a essere premiata e soprattutto anche lo straparlare e no, il non riflettere. Quindi speriamo sempre che comunque le cose cambino in meglio, eh? Speriamo. Però ci dobbiamo affidare sempre a questi amarcord nostalgici, quindi. Che ogni tanto non fa bene andarli a vedere. Ogni tanto non fanno male, però. Va bene, guarda, ti ringrazio Francesco e ti do l'appuntamento la prossima settimana. Grazie a te Donato e un saluto ai nostri videoascoltatori, alla prossima puntata.